Sono passati 27 anni da quando ha rivoluzionato il concetto di monovolume compatta. Adesso, anche per la Renault Scenic, è arrivato il momento del passaggio all'elettrico. In attesa di guidarla non prima del 2024, vi faccio vedere com'è fatta. La base su cui poggia la quinta generazione della Scenic è quella della Mégane E-Tech, cioè la piattaforma CMF-EV. Qui però ci sono dimensioni ben più importanti, la lunghezza è di 4,47 m, ovvero 27 cm in più della Mégane, mentre il passo raggiunge i 2,79 m. Quindi a guadagnarne sono naturalmente i passeggeri posteriori. Qui vi faccio vedere intanto come si apre questa maniglia annegata, e lo vedete adesso. Proverò a sedermi, ma comunque c'è tanto spazio sia per le ginocchia sia a livello della testa. Adesso vi faccio vedere, ecco qua, qui come sono alto io, 1,80 m, ok, il sedile davanti non è particolarmente avanzato né arretrato, lo potete vedere, ma comunque c'è spazio in abbondanza. Bello anche il fatto che ci sia, ecco qui, il tunnel completamente piatto. C'è solo l'angolo, non so se riesco a farvelo vedere, delle ginocchia, che non è ottimale, ma questo è un problema che la Scenic condivide con tante altre macchine elettriche che hanno appunto la batteria annegata nel pianale. Altra cosa da farvi vedere è il bracciolo Ingenious, come lo chiamano il Renault, e cioè si può comunque abbattere tutto volendo per caricare per esempio un paio di sci, ma poi innanzitutto ha questi ripiani rivestiti di moquette molto morbida, due prese USB-C e poi ha questi supporti girevoli che permettono di alloggiare qui per esempio un tablet oppure qui due smartphone, e così i vostri bimbi, oltre ovviamente ai portabibite, così i vostri bimbi si possono vedere il loro video preferito. Naturalmente non mancano le bocchette centrali e nemmeno altre due prese USB-C, eccole là illuminate. I progettisti hanno tenuto in considerazione ovviamente anche la possibilità di alloggiare eventuali oggetti di uso comune, quindi anche qua sopra, e qui sono le tasche nel sedile e naturalmente i classici vani nei pannelli porta, che qui sono rivestiti di materiale morbido, quindi gli oggetti non dovrebbero far rumore. Un'altra sciccheria della Scenic E-Tech è questo tetto in vetro panoramico fisso, che è realizzato in collaborazione con Saint-Gobain e anche con una percentuale di vetro riciclato, ha la tecnologia cristalli liquidi e quindi tramite impulsi elettrici si può oscurare o tutto oppure in parte, magari si può oscurare davanti e dietro no e viceversa. Ha una speciale membrana in grado di non far penetrare in abitacolo i raggi UV, quindi non dovrebbe scaldare nelle assolate giornate estive, e è un optional che si troverà sui allestimenti più ricchi, come per esempio l'Esprit Alpine. Fra l'altro è un tetto che si può comandare anche con l'assistente vocale di Google oppure con questa plancetta qui. Dentro troviamo una plancia molto simile a quella della Mégane, dominata da questa struttura L rovesciata che ingloba gli schermi di quadro strumenti, eccolo qui, e infotainment da circa 12 pollici ciascuno. Basato su Android Automotive e sfruttando appunto l'ambiente Google, il sistema multimediale assomiglia in tutto e per tutto a uno smartphone. È aggiornabile over the air, utilizza, come vedete, come navigatore Google Maps, e naturalmente Google Maps si occupa pure della funzione di pianificazione, quindi vi dice quando e quanto fermarvi a ricaricare a seconda dell'energia contenuta nella batteria alla partenza. Fra l'altro, se il conducente non segue l'itinerario impostato, Maps è in grado di ricalcolare le soste. Il sistema multimediale Arlink, che fra l'altro è molto intuitivo nel funzionamento perché appunto assomiglia agli smartphone che ormai tutti noi utilizziamo, può essere arricchito con oltre 50 app scaricabili direttamente dal Google Store, da Spotify in giù, Waze, chi più ne ha più ne metta. Fra l'altro, se è disponibile Google Home,
attraverso l'assistente vocale di Google si possono anche comandare la domotica di casa direttamente appunto con la voce quando si è in macchina e si sta appunto arrivando a casa, magari non so, accendere il riscaldamento o il condizionamento, abbassare o alzare le tapparelle e cose del genere. Da sempre, dal 1996, la Scenic è una voiture à vivre, come dicono i francesi, cioè una macchina tutta da vivere, una macchina che deve mettere al primo posto la praticità. E allora ecco una gran quantità di vani portaoggetti qui sul tunnel centrale. Vano per la ricarica wireless, per lo smartphone, e poi qui sotto, ecco, un altro vano molto molto lungo, eccolo, vedete, arriva fino qui, con fondo morbido e separatori per evitare che gli oggetti sbattano tra di loro, un portabibite. E poi altri vani qui, eccolo qua, anche sotto il bracciolo. E naturalmente non mancano quelli delle portiere, tra l'altro sono rivestiti di una morbida moquette, i bordi non sono taglienti e quindi dimostra ancora una volta la cura del dettaglio. Cura che si ritrova anche su questi pannelli, che sono di legno, hanno una lamina di legno di frassino, ma sono stati trattati da un'azienda italiana, tra l'altro ci hanno spiegato, in modo da essere più plasmabili e con questo effetto, questa texture particolare, non so se riesco a farvi vedere, e quindi donano una maggior ricercatezza stilistica all'interno. L'aumento del girovita si riflette anche nel bagagliaio, rispetto alla Mégane, secondo il dato dichiarato, cresce da 449 a 545 litri in configurazione 5 posti. Vedete che c'è un ampio scalino qui, però proprio questa profondità ha permesso di ricavare i litri in più. La finitura sembrerebbe discreta, ci sono alcuni ganci per appendere le borse, però la plastica comunque è rigida, manca qui la copertura di plastica, anche se la serratura comunque è protetta, ovviamente l'apertura può essere anche elettrica e non manca comunque nemmeno la luce e la presa a 12 volt. Questo dislivello si può appunto colmare con un ripiano che nella presentazione ci hanno spiegato essere fornito come accessorio, poi vedremo se in Italia sarà di serie, comunque questo ripiano che si va a inserire qui e forma un vano di carico piuttosto piatto e senza particolari dislivelli. Come vedete i sedili sono divisi in percentuale 40-20-40 e qui appunto qui dietro c'è il bracciolo di cui vi parlavo in abitacolo. Ecco ciò di cui parlavo dal punto di vista del riciclo dei materiali. Questo per esempio è un cavo, un fascio di cavi dal quale Renault, tramite sue aziende diciamo di riferimento, riesce a riciclare attraverso questi passaggi, individuandolo solamente con una telecamera. È abbastanza pazzesco quello che riesce a fare la tecnologia. Riesce a tirar fuori da questo fascio di cavi, ci hanno detto anche messi molto peggio di questo campione, attraverso questa serie di passaggi, il rame puro al 99,8%. Allo stesso modo, rame che può essere utilizzato appunto per le nuove vetture, allo stesso modo dalle vecchie cinture di sicurezza si riprende attraverso questi passaggi altro materiale che forma questo tessuto che poi può essere utilizzato nelle cuciture e in altre parti della macchina. Ed ecco qui per esempio il prodotto finale, questo è quello che ritroviamo nei vani portaoggetti dei pannelli porta per esempio, e questo è materiale isolante che invece è derivato da materiali naturali. Mentre vi faccio vedere la Esprit Alpin, che è questa la prima declinazione sportiva della Scenic, a dimostrazione di un nuovo dinamismo che prima non c'era, vi racconto un po' come si articola il powertrain e questo esploso di meccanica mi aiuta. Allora, il motore, come vedete, è disposto sull'asse anteriore, quindi la trazione è anteriore. Il motore è di tipo sincrono a rotore avvolto e quindi anche qui non utilizza terre rare, una tecnologia in cui credono da anni in Renault. Due sono le versioni, le varianti disponibili. L'entry level ha 170 cavalli, 280 Nm di coppia e la batteria prodotta da LG, eccola qua,
che è il nickel manganese cobalto, da 60 kWh lordi. Si ricarica in corrente continua fino a 130 kW e ha autonomia pari a 420 km secondo il ciclo WLTP. La versione Extended Range, se vogliamo, ha un motore da 220 cavalli, 300 Nm di coppia e una batteria da 87 kWh, sempre lordi, e si ricarica in corrente continua fino a 150 kW. E, secondo i dati dichiarati dalla casa, può raggiungere 620 km con un pieno. Per entrambi la ricarica in corrente alternata avviene sempre a 22 kW. La batteria in questo caso, per ottenere una maggiore densità rispetto a quella della sorella Megane, è più alta di 3 cm e l'abbiamo sentito un po' quando vi ho fatto vedere l'abitabilità posteriore, con l'angolo delle ginocchia, con i piedi che devono stare un po' più in alto rispetto a quello cui siamo abituati, ma è una cosa appunto comune un po' a tutte le elettriche. Interessante anche l'attenzione alla sicurezza, perché è una delle prime volte che mi capita di sentire che sia stato qui in questa zona previsto un bocchettone specifico per permettere ai pompieri di inserire l'acqua direttamente nella batteria per spegnerla in caso di incendio. In buona sostanza si dovrebbe solo togliere il divano e accedere a questo bocchettone che qui è stato coperto, ma nella macchina di serie ci sarà. E così la batteria dovrebbe spegnersi in poco tempo e non rendere appunto necessario magari il dover immergere la macchina in determinate vasche piene d'acqua per spegnere appunto la batteria. Altra cosa che posso farvi notare, grazie a questo spaccato, sono le sospensioni posteriori. Davanti abbiamo uno schema McPherson, un grande classico per questo tipo di autovetture. Dietro invece si è scelto uno schema, eccolo qua, multilink, a tre leve e mezzo, che consente un ottimo compromesso tra comfort e dinamismo. E sul dinamismo, appunto, come abbiamo visto, c'è la presenza della Esprit Alpine, un dinamismo su cui appunto le ultime Renault stanno puntando abbastanza. Della ricarica, ecco qui il connettore, vi ho parlato prima. Adesso diamo uno sguardo all'interno delle batterie, ecco qua. C'è le moduli realizzate da LG, non le posso assolutamente toccare come recita il cartello, ma vi posso dire che questi moduli si possono sostituire anche singolarmente in una ventina di centri in tutta Europa, ma che dovrebbero aumentare con l'aumento del numero delle auto elettriche, e in questo modo anche chi dovesse avere un danneggiamento della propria batteria di uno o due moduli potrebbe sostituire solo quelli, con un buon risparmio in termini economici, invece di sostituire per forza tutta la batteria e sostenere un costo sostanzialmente quasi insostenibile, o magari dopo qualche anno di vita della macchina superiore al valore della macchina. Non sappiamo ancora moltissimo per quanto riguarda i prezzi, anzi non sappiamo praticamente nulla. È probabile che la Scenic E-Tech costi un pochettino di più della Megane, quindi possiamo ipotizzare un prezzo base tra i 43 e i 45 mila euro, ma ne sapremo di più magari dopo il Salone di Monaco, e anzi molto probabilmente tra qualche mese. E voi cosa ne pensate di questa Scenic E-Tech? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti, e al prossimo video!